Negli ultimi giochi Pokémon della saga principale, ovvero Pokémon Ultrasole e Ultraluna, abbiamo visto la figura di Necrozma essere ampliata. Tuttavia, non tutti gli aspetti del Pokémon Prisma sono venuti alla luce con questi due nuovi giochi. Ad esempio, con un evento dedicato a Malpi e alla biblioteca di Mali, veniamo a sapere che Necrozma in passato venne sconfitto da un giovane, Eitapu, grazie al potere Zeta, dopo che il Pokémon leggendario soggiogò Solgaleo e Lunala. Malpi ci dice anche che il sovrano, di un tempo non definito, fece bruciare tutti i libri scritti su Necrozma per evitare che la voce si spargesse tra la gente. Cosa abbastanza strana. Perché evitare che la gente conoscesse Necrozma e ciò che aveva fatto se ormai era storia passata? Capite dunque che Necrozma è un Pokémon temuto dal popolo di Alola, ma non dagli abitanti dell'Ultramegalopoli, dove, come sapete, lo ritroveremo nella sua forma Ultra. Ed è proprio durante la sua trasformazione che vediamo la sua vera forma. Eh sì, in realtà Necrozma non è altro che quel prisma luminoso chiamato dagli stessi illustratori cervello prisma. Lo stesso cervello prisma fa anche da viso a Necrozma, o meglio, all'armatura di Necrozma. Il prisma lo vediamo anche nel filmato d'apertura di Pokémon Ultrasole e Ultraluna, mentre entra nel suo corpo, tra virgolette, vuoto, attaccato al Pokémon leggendario. Come anche si nota durante la trasformazione di Necrozma in forma Ultra, il prisma fuoriesce dall'armatura per poi emettere luce e cambiare la disposizione dei vari pezzi, formando un drago che viene completato grazie alla luce di Solgaleo o Lunala. Necrozma, per chi non l'avesse ancora capito, è un semplice prisma. Vedetelo più come un burattinaio che manovra i fili della sua marionetta a piacimento. Nei giochi Pokémon di settima generazione abbiamo visto solamente due delle sue forme, escludendo quelle attaccate a Solgaleo e Lunala. Chissà se Necrozma sarebbe capace di assumere anche altri aspetti. Ad ogni modo, ora abbiamo una risposta alla domanda: cos'è quel triangolo disegnato sui loghi giapponesi di Pokémon Ultrasole e Ultraluna? Beh, è semplicemente il cervello prisma di Necrozma visto dall'alto. Una domanda però ce la possiamo ancora porre: perché Necrozma era così attirato dal super cerchio Z? Era davvero una sua parte di corpo, oppure la sua ossessione deriva semplicemente dal fatto che volesse vendicarsi della forza che lo sconfisse anni or sono, riconoscendo il giovane del quale abbiamo parlato inizio video in noi? Quindi, allenatori, fateci sapere la vostra nei commenti. Secondo voi Necrozma avrebbe dovuto avere un background maggiore rispetto a quello datogli in Pokémon Ultrasole e Ultraluna? Come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace per supportarci, di condividere il video con i vostri amici e di iscriverti se ancora non l'hai fatto. In descrizione trovate tutti i nostri social dei quali disponiamo. Qui da Diego è tutto, ciao allenatori!